Vi racconto una storia. La storia di un bambino che da grande voleva disegnare i personaggi e le ambientazioni che immaginava con la sua fantasia. Ebbene, quel bambino, crescendo, ha iniziato a pensare che poteva farci un mestiere. Un illustratore o un concept artist servono nell'industria. Chi disegnerà mai le copertine dei libri? Chi penserà, chi immagina i personaggi che sono presenti in un film, in una serie TV o in un videogame? Coltivare quel sogno per quel bambino è stato un valore importante. Lo ha accompagnato nel lungo e faticoso sforzo di acquisire le informazioni necessarie, le conoscenze, le tecniche che portano a diventare un artista. Eh sì, insomma, avete capito. Quel bambino sono io. Quando finiti i miei studi, mi ritrovai con strumenti artistici anche rilevanti. Iniziai a fare i primi passi nel mondo del lavoro e mi resi conto in quel momento che c'era una bella differenza tra essere artisti ed essere professionisti. Mi sono dovuto scontrare con un mostro multiforme ed affamato: il mercato. Bene, il mercato mi ha provato seriamente. Perché nel frattempo che cercavo di capire come funzionava, di trovare anche un campo per potermi esprimere, una mia nicchia magari per poter dire o raccontare qualcosa con i miei disegni, in quell'attesa sprofondavo sotto il peso della vita, tutte quelle spese necessarie a sopravvivere e anche gli strumenti per poter lavorare che non costavano poco. Mi rendevo conto che era difficile. Era molto difficile. In più, mi aspettavo dal mercato una risposta diversa. Come a scuola bastasse prepararsi per ottenere un risultato. Si studia, l'insegnante ti interroga e poi ti mette un bel voto. Ma non è stato così. Non c'era alcun voto ad aspettarmi. La realtà non era quella che mi aspettavo. Mi hanno preparato ad affrontare le cose, ma non mi hanno detto come farlo. Ed è lì che dalla sofferenza più grande, quel momento in cui dici o abbandono tutto e mi do a qualsiasi altra cosa o prendo il toro per le corna. Beh, decisi di prendere il toro per le corna. E per puro istinto, in quel momento. Che cosa feci? Affronta la questione. Mi resi conto che non dovevo aspettarmi dalla realtà alcun voto, alcun premio. Io avevo bisogno di creare il mio destino, di discriminarlo. Ovviamente non abbiamo controllo sulla realtà, ma possiamo far sì che la realtà collassi per questioni probabilistiche verso un qualche tipo di risultato che magari abbiamo preparato. Di che cosa sto parlando? Sto parlando che la realtà non cambia se non facciamo nulla per poterla cambiare, che non c'è alcun risultato ad aspettarci se quel risultato non lo costruiamo giorno per giorno. E soprattutto cambiando il paradigma, cambiando la strategia, perché se ci si comporta ogni giorno allo stesso modo, il risultato è inevitabilmente lo stesso. Così iniziai a rendere più efficace i miei social, migliorare la mia comunicazione, allargare il mio network, a rendere la mia vetrina come artista così preziosa da creare quasi una necessità. Mi resi conto che bastò questo per ribaltare la situazione e nel giro di pochissimo tempo il sogno che stavo coltivando, la stella che stavo inseguendo, in realtà erano già lì. Si erano palesati ed erano apparsi dal nulla, come se fossero lì da sempre. Ma questa storia non è molto diversa dalla storia di molti altri artisti che ce l'hanno fatta. È una storia fatta di impegno, di rinunce, di fatica, ma anche di passione, di amore, di grandi risultati, di sfide che vengono affrontate, molte volte perse e tante volte vinte. Io sono Antonio De Luca e questa è la mia storia. Una storia per chiunque abbia voglia di mettersi in gioco, di imparare e condividere il mio stesso sogno.